Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, nuova scenografia, nuova casa, nuovo tutto. Riprendiamo subito con le lezioni e oggi vi propongo un groovettino funk tratto dal mio libro Jacopo Astorius Studio Completo volume 1, questo link, nel quale propongo appunto un groove, un riff in stile funk usando solo le note dell'arpeggio. Quindi è costruito su un accordo di si bemolle minore, anzi si bemolle minore settima per la precisione. Quindi abbiamo le note dell'accordo, sono si bemolle, la tonica, re bemolle, la terza minore, fa, la quinta giusta, e la bemolle, la settima minore. Queste sono le note che compongono si bemolle minore settima. Quindi il groove che vado a costruire sarà composto solo da queste quattro note. Cosa significa? Che, come ho detto, ridetto e dirò sempre, queste quattro note si possono suonare su tutta la tastiera, quindi cambiare le posizioni ma anche le altezze, quindi le ottave. Cosa succede? Che da 4 diventano un po' di più, anche se si parla sempre delle stesse 4 note, diciamo, gli stessi gradi dell'accordo. Andiamo a vedere. Innanzitutto, come sempre vi consiglio per prima cosa, stiamo parlando di si bemolle minore settima, me lo vado a ripassare e a studiare nel modo corretto, o almeno quello che io ritengo corretto, ovvero abbiamo, come ormai chi mi conosce sa, circa tre possibilità per eseguire lo stesso arpeggio sull'ottava bassa, diciamo. Una è quella partendo dal dito indice, quindi la posizione che io chiamo del primo dito, che è questa. Poi abbiamo quella del dito mignolo, scaricate il PDF come sempre, e infine quella del dito medio. Da qui, se io vado a mischiare il tutto, suono già, mi sposto anche orizzontalmente, non solo verticalmente. Secondo esercizio, suonare questo arpeggio su tutta la tastiera. Quindi, senza stare attenti all'ordine delle note, ma vado a spalmare, diciamo, tutta la tastiera. Eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che quando poi andrò a suonare, o ancora meglio, a comporre il groove, potrò essere libero e visualizzerò l'arpeggio, quindi le note dell'arpeggio, non solo in una porzione di tastiera, non solo in un'ottava, bensì su tutta l'estensione del nostro strumento. Chi avrà 5 corde avrà ancora più possibilità, chi avrà 24 tasti ne avrà ancora di più. Io modestamente ho il mio 20 tasti, 4 corde, e mi accontento così. Andiamo a vedere il groove. Ripeto, è stato tratto dal mio libro, cosa che non faccio mai, ma oggi ho fatto uno strappo alle regole. Inizio, innanzitutto, la prima cosa che vi dico è cercate, il vostro suono. Allora, io lo suono principalmente in questa porzione di tastiera, quindi in si bemolle la tonica la prendo qui. Mi piace di più il sound che si crea, ma si può fare anche qui, ad esempio.
Ora è un po' scomodo perché poi io piglio la quinta sotto, quindi fa, quindi torna effettivamente meglio. Però ognuno deve trovare poi il sound che gli piace. Come sapete, suonare qui o qui sono due cose diverse. Detto questo, il groove inizia con una pausa, un sedicesimo sul primo movimento della prima battuta, quindi pausa, sedicesimi, ghost. Quindi un si bemolle, ghost. Papa, papa, papa. Poi, secondo movimento, vediamone uno alla volta, poi si mettono insieme. Secondo movimento, due note, due volte fa, sempre sedicesimi, che io prendo una quarta sotto, fa, poi di nuovo si bemolle, quindi tonica, ghost, quindi il secondo movimento è così. Cercate di curare molto bene le ghost, e nel funk, lo sapete meglio di me, sono vitali. Terzo movimento. Ancora tonica, pausa di sedicesimo, terza minore e pausa ancora. Il si bemolle sul terzo movimento, il primo si bemolle è di un ottavo, quindi è un ottavo, pausa di un sedicesimo, terza minore, re bemolle. Poi pausa e tre sedicesimi di ghost. Quindi la prima battuta viene più o meno così. Questo. Seconda battuta. Parto dal Fa ancora una volta. Fa ghost, si bemolle ghost. Poi secondo movimento. Un ottavo di si bemolle e un ottavo staccato, quindi con l'accento di fa, però alla quinta, quindi all'ottava sopra. Quindi pausa di un sedicesimo, ghost. Questo è il terzo movimento. E poi faccio questo passaggino. Fa La bemolle, quindi prendo la settima minore, quindi quinta, settima minore, quinta, terza minore. Anche un po' spostato ritmicamente, non dico swing, ma un po' tenuto questo fa. Poi la terza battuta, pausa ancora, ghost. Quindi abbiamo il primo movimento, pausa, ghost, pausa, si bemolle. Poi di nuovo si fa, fa, si bemolle, pausa. Poi prendo questi due sedicesimi staccati ancora, con la pausa nel mezzo, e ghost. Quindi la quarta battuta c'è il primo fill, che è questo. Mi faccio tonica, ottava, diciottesimo tasto, qui non ci sono alternative, che è la decima minore, diciamo la terza minore, due ottave più in alto, quindi re bemolle. E faccio questo glissato. Poi tre note, tre la bemolle, tre volte la bemolle e chiudo con lo staccato sul si bemolle. Poi ripeto tutto e all'ultima battuta, invece di fare questo, faccio un altro fill. Questa volta lo prendo, il si bemolle lo prendo sul sesto grado perché poi devo arrivare velocemente in alto, quindi diciamo accorcio un po' le distanze, faccio questo. Quindi
sarebbe Si bemolle Fa, Si bemolle all'ottava sopra, glissato, slide fino al Fa, al quindicesimo tasto del Re. Si bemolle, La bemolle, Fa. Quindi l'ultima battuta lentamente viene così. Ancora. Fate attenzione anche a quale dita usate. A me mi torna bene lo slide farlo con l'indice. E poi faccio questo glissato da Si bemolle alla bemolle sempre con l'indice. Se no si può fare anche col minore. Mi torna un po' peggio. Ora lo andiamo a sentire con la base che potete scaricare sempre al link qui sotto. È un groove, quindi Si bemolle minore settima a 90 bpm. Ve ne suono un pezzettino, poi divertitevi poi magari a risuonare quello che ho fatto io, che ho scritto, che trovate nel PDF, e poi a metterci qualcosa di vostro, che questo è l'obiettivo principale. Poi ci vediamo al prossimo video. Thank you.